Coppia nella musica e coppia nella vita, finalisti di The Voice Senior, dove hanno incantato pubblico e anche naturalmente i giudici. Diamo il benvenuto nel nostro studio a Piero Cotto e Beatrice Pasquali. Ciao. Che subito dopo il buongiorno ci regalano già subito una cosa. Allora noi siamo pronti per ascoltare tutti quanti insieme e poi chiacchieriamo. Grazie perché. Grazie. Grazie perché mi eri vicina ancora prima di essere mia, e perché vuoi un uomo amico, non uno scudo vicino a te. Grazie che vai per la tua strada piena di sassi come la mia. Grazie perché anche lontano tendo la mano e tu ci sei. Io come te vivo confusa, favole rosa, non chiedo più. Grazie perché mi hai fatto sentire che posso anch'io volare senza di te. Io mi riposo dentro i tuoi occhi. Io coi tuoi occhi vedo di più. Grazie perché anche lontano tengo la mano. Ringraziamo il maestro Tony Casuscelli, che ritroveremo dopo, grazie mille nel frattempo. E posso dire che siete bellissimi, proprio belli, belli, belli. No, non glielo dire, non glielo dire. No, ma ti guardava con degli occhi, che pensare che sono 40 anni che riffe raffe... 42. È proprio bello, è emozionante. E tra l'altro immagino che l'esperienza con The Voice in qualche modo vi ha fatto anche ritrovare voi stessi. Sì, sicuramente. Sì. Non solo la The Voice, perché noi... abbiamo avuto la fortuna di vivere, cantare, mangiare, dormire. Questo era 42 anni fa? No, questo fra pochi giorni sono 30 anni. Questo è proprio il matrimonio. Questo è proprio il matrimonio. Mentre questi 42 tra fidanzamento e matrimonio. Quando ci siamo conosciuti, sì. Questo 30 anni. Io però ero stato già birichino due volte. Mi ero già sposato due volte, ragazzo, cosa avevo fatto poi. E poi vi siete ritrovati. E poi basta, quando ho trovato lei... Ma com'è condividere una passione come quella del canto? Non è facile perché intanto bisogna sentirlo nella stessa maniera, perché se avessimo sentito chi in una maniera, chi nell'altra, la qualità oppure il gusto oppure l'emozione della musica, era un po' difficile. Cosa per esempio che è successo a tantissimi artisti che poi non si sono potuti continuare, non hanno potuto continuare a vivere perché sentivano le cose diverse. Ma infatti deve essere molto curioso sicuramente vivere in prima persona questa cosa di essere coppia sia nella vita che, che nell'arte. E immagino che ci sia una sorta di travaso continuo. L'essere insieme artisti dia qualcosa forse al fatto di essere coppia, e l'essere
coppie innamorate come 42 anni fa dia qualcosa anche in più. Ma hai detto una cosa meravigliosa, realtà stupenda. Io sono tra quelli che continuano a sostenere che la musica aiuta moltissimo l'amore. L'amore aiuta un po' la musica, la passione, ma la musica ti dà la forza. Guarda che stare 24 ore al giorno, sempre con la stessa persona in casa, fuori a lavorare, ci vuole molta pazienza. Lo immagino. E allora facciamo un attimo un passo in avanti e arriviamo all'esperienza con The Voice Senior. Sì. Voi, per chi non conosce il programma, ci sono dei giudici che solo ascoltando le voci, nel caso di Senior ovviamente sono dai 60 anni in su, certo, possono scegliere se girarsi o meno. Certo. Nel vostro caso si sono girati tutti e quattro. Sì. Sì. Ve l'aspettavate? Che emozione è stata? Ma io, dunque, tanti anni che cantiamo insieme, però ti assicuro che arrivare su quel programma e in quel momento lì avevo le gambe, sembravano quelle del tavolo. Non riuscivo a piegare le ginocchia, eravamo emozionati come due bambini. È successo anche a me. Assurdo da dire, ma è così. Ed è stato bellissimo, ti assicuro. È successo anche a me che sono un po' più freddo di lei in queste cose, quanto avendo 16 anni di più. Ho vissuto una generazione differente, no? E quindi ci hanno forgiato un po' in maniera energica all'epoca, negli anni 60. Però devo dire che mi succede solo in due occasioni. In occasioni come questa, dove comunque, o per l'età, però devi dimostrare che sei ancora vivo e sai fare ancora qualcosa, per il piacere comunque di cantare, perché quello è sempre. E ad Asti, nella mia città. Io quando vado a cantare ad Asti, nella mia città, ho sempre le gambe che tremano, non lo so perché. Eppure mi vogliono tutti bene, però comunque... Ma sarà forse l'emozione che appunto uno sente in quei momenti in cui emotivamente è più esposto, vuoi per appunto appartenenza, vuoi per gioia, anche se nell'occasione di The Voice Senior avevate anche qualcuno, un'ulteriore gamba del tavolino che vi aiutava a stare forse più saldi, che era un coach d'eccezione. Assolutamente, di grande prestigio. Lì l'ho scoperto perché, io proprio, sì, ho scoperto Gigi D'Alessio è stata, sapevamo già, scegliendo lui chiaramente, che era un grande musicista, un grande arrangiatore, questo non ce lo toglie nessuno, però devo dire che anche umanamente è stata una bella scoperta, una persona poi, guarda, molto umana. Orietta Berti mi aveva già rifiutato quando eravamo bambini. Raccontacela questa cosa, perché? Perché eravamo nella stessa casa discografica. Okay. Lei aveva forse un anno più di me, credo. Sì, perché ha compiuto gli 80 anni adesso, io invece non li ho ancora compiuti. E quindi siamo stati a Ribalta, a Sanremo, tutti e due insieme, a Venezia, abbiamo fatto delle cose, ci incontravamo sempre. Una volta in quella occasione eravamo seduti in un locale dove ci esibivamo tutti e due, ma eravamo più o meno alla pari come popolarità. Poi invece lei ha preso il volo e non si ricordava quasi neanche più di me, però insomma. L'altro, Clementino, l'ho conosciuto lì, non lo conoscevo prima. Gigi sapevo che fosse un grande musicista e mi ha dimostrato anche molta attenzione quando ci siamo incontrati, perché sì, anche a lui piaceva molto il mio iter musicale, pur essendo diverso dal suo. E la Loredana, vabbè, la Loredana poi lei come dici? Lei ha mangiato. Io sono cresciuta a pane e mimì. Pane e mimì. Per cui e per devo me dire mia, anche mia noi. Martini è il massimo che però per si noi possa andava esprimere. Molto bene Gigi D'Alessio, perché come maestro. Ecco, molte volte poi diciamo il pubblico che guarda la televisione vede naturalmente solo quello che avviene nella scatola della televisione, quindi assistiamo, certo, a uno show e non sempre riusciamo a capire, ad avvertire pienamente quello che c'è dietro. Voi testimoniate anche un po' quello, cioè al di là dei riflettori, di quello che accade, di quello che è spettacolo, poi in senso stretto, c'è qualcosa di profondamente umano anche che avviene in uno spettacolo del genere e che lascia anche tanto. Sì, allora prima di tutto è stato bello incontrare colleghi bravissimi come Walter Sterbini, con il quale noi siamo rimasti non amici di più. Che salutiamo, insomma, anche noi. È una persona meravigliosa, un artista fantastico,
come tanti altri abbiamo incontrato, con i quali siamo veramente rimasti in contatto. Ma poi devo dire anche tutto lo staff dietro, ragazzi giovanissimi, con un'educazione, una gentilezza. È stato veramente bello sotto ogni aspetto. Non c'è stato solo lo spettacolo davanti. Dietro le quinte erano tutti preoccupati. Poi era anche un momento un po' particolare perché eravamo in pieno Covid e tutti carini, ci portavano le mascherine. Ma mi raccomando, cioè... È stata veramente una bellissima esperienza. Questa esperienza è stupenda. Sì. Allora, il tempo a disposizione purtroppo per noi è quasi finito. Okay. Abbiamo però il tempo di un'ultima esibizione. Ah, okay. Quindi vi chiederemmo, se a voi va, di esibirvi per noi con You Make Me Feel Brand New. Esatto. E noi vorremmo dedicarla a tutti voi che ci state guardando da casa e che siete in tantissimi e che vogliamo ringraziarvi perché la loro storia vi possa far sentire davvero nuovi come canta la canzone che state per cantare. E tutte e due le canzoni che abbiamo cantato, quella... Grazie perché e You Make Me Feel Brand New sono due delle prime canzoni che abbiamo fatto in carriera insieme. Che sì. Bello. Aspetta che la trovo. Sono canzoni prenditi. Che hanno tanti anni, ma però che sono rimaste nei nostri cuori. Eccetera. Nel frattempo che lei la trova, che progetti avete per quest'estate, per il futuro? Allora, siamo entusiasti perché abbiamo preparato un quartetto musicale organizzato dal maestro Tony Casuscelli con musicisti straordinari, tra i quali uno che voglio salutare, che è Davide Casuscelli, che è il figlio di Tony, che è di una bravura sia al contrabbasso che alla pittura. È una cosa straordinaria. Se lui vi facesse mai vedere i quadri che faceva all'età di 8, 9, 10 anni, noi ci conosciamo. Veramente bravo. Straordinario. Sarebbe un ragazzo veramente da... E che ne sapete che non sarà un nostro prossimo ospite della nostra stagione di Buon Mattino. Niente di più facile. E allora, accompagnati dal maestro Tony Casuscelli, continuiamo a sognare con Piero Cotto e Beatrice Pasquali con You Make Me Feel Brand New. My love, I never found the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Precious love, you hear my life within your hands. Created everything, everything I thought me how to live again, babe. Only you cared when I needed a friend. Believe in me through thick and thin. This song is for you, filled with gratitude and love. God bless you. Grazie. Grazie.
a voi, Beatrice Pasquali, Piero Cotto e al maestro che ci ha accompagnato, Toni Casuscelli. Grazie per essere stati con noi e aver ravvivato e fatto sentirci come nuovi, come canta la canzone che ci avete appena cantato. Grazie, grazie, grazie a voi. Grazie a voi, buona giornata, buon tutto. Noi andiamo in pubblicità, ritorniamo fra pochissimo e ritorniamo ricordando il grande Bud Spencer. A fra poco. Wow. Oh, che meraviglia. Sì.